Attenzione perché il mercato della Juventus potrebbe avere una importante accelerata, un importante sprint nelle prossime ore. Perché da varie fonti di mercato arrivano notizie molto interessanti per ciò che riguarda il centrocampo della Juventus. Perché non ci si ferma a Pogba? Perché potrebbe non fermarsi a Pogba il centrocampo, il mercato che riguarda il centrocampo della Juventus? Arrivano novità importanti, analizziamole insieme. In questo appuntamento di analisi calciomercato. Se volete essere sempre aggiornati sul mercato con delle analisi più approfondite riguardo il mercato, beh, io vi consiglio FCM Sport. Iscrivetevi e non perdete questa occasione. E allora, da tempo abbiamo detto che la Juventus ha deciso che questo è l'anno del restyling totale del centrocampo. Si è partiti col finale dell'ultimo mercato con l'acquisto di Locatelli, arrivato in extremis. E poi a gennaio hai preso Denis Zakaria, anticipando i tempi. Ma il mercato è chiaro che non si può fermare lì, perché per quanto siano buoni Zaccaria e Locatelli non sono il non plus ultra. E quindi cosa fai? Vai a investire su Pogba. Acquisto già bello che è confermato, però Allegri dice occhio, perché il centrocampo è un reparto importante e voglio giocatori solidi, confermati, belli che affermati. E l'altro nome che ha fatto Allegri è che ha aperto uno scenario molto importante di mercato, è quello di Leandro Paredes. Perché la Juventus vuole assolutamente un regista. Per due motivi. Punto primo, se non arriva un regista vuol dire che Locatelli deve fare il regista. E fare il regista per Locatelli vuol dire, nell'idea di Allegri, limitarne un po' le abilità. Cioè, mentre Paredes o Jorginho, ad esempio, se li metti lì davanti alla difesa, quello fanno e quello sanno fare. Quindi se poi li vai a mettere nella zona della mezzala, fanno male perché non sono in grado. Locatelli fa bene il regista, ma secondo Allegri la sua fisicità può essere utile soprattutto in zona gol, comunque vicino alla tre quarti dove può essere più vicino ai compagni di squadra per quanto riguarda il reparto offensivo. Quindi servirebbe per dare maggiore libertà di espressione a Locatelli, che fungerebbe un po' da doppio play, da secondo play, con Pogba che è proprio quello libero di inventare calcio. Quindi per Allegri è importante avere un regista per dare la possibilità a Locatelli di avere più spazio, più ampiezza, più visione di gioco, doppio play, un po' come fatto con Mancini, dove non ha rinunciato a Locatelli, ma ha fatto il doppio play con Verratti e Jorginho, precedentemente con Locatelli e Jorginho. Stessa cosa si vuole fare con Paredes. Ora, Paredes è un'idea di mercato che è nata per due motivi, forse anche tre. Perché è chiaro che si partirà da Pogba, quello è ovvio. Si partirà da lui, si partirà da Locatelli, da Zaccaria e da McKennie. Ora, però Allegri ha detto, qua però ci vorrebbe un bel regista. E quindi cosa succede? Succede che rimane Fagioli, che è vicinissimo alla firma del contratto, firma fino al 2023, ma come alternativa. Il titolare, dice Allegri, deve essere uno di esperienza. E quindi si pensa a Paredes, che dà la possibilità. Premessa, tutti i giocatori argentini del PSG stanno un po' scappando, al di là di Messi, perché l'ambiente non è serenissimo in casa PSG e per tanti argentini la situazione non è facile, si è creato un ambiente un po' così. Mentre la Juventus troverebbe probabilmente che non vedo l'ora di abbracciarlo. Ha una certa leadership, ha esperienza internazionale, è un giocatore che piace ad Allegri, è un giocatore che conosce il campionato italiano, perché ha già giocato con la Roma anni fa, e conosce le competizioni europee e internazionali. Ci sono tre soluzioni in questo momento. Seguitemi perché c'è tanto di cui parlare. Prima soluzione, la conosciamo tutti, l'abbiamo sentita dire tantissime volte. Si è parlato di uno scambio alla pari con Moise Kean, che il PSG vorrebbe riprendere, perché prenderebbe Kean e potrebbe così andar via un altro argentino, che è Mauro Icardi, che al PSG non sta lasciando un ricordo indelebile, diciamo così. C'è però un piccolo problema. Che la Juventus per poter dare Ken al PSG dovrebbe prima riscattarlo. Riscattarlo vuol dire investire 28 milioni di euro, vuol dire prendere 28 milioni di euro, darli all'Everton e poi fare il cambio. Questo prevede un piccolo problema, quello economico, cioè dovresti investire tanto, dovresti prendere 28 milioni di euro e cash immediatamente investirli. La soluzione forse un po' più intelligente è inserita nelle altre due soluzioni e ve le do subito, immediatamente.
la seconda soluzione, poi arriviamo anche alla terza e poi vediamo gli scenari che poi comportano. La seconda soluzione inserire la trattativa Arthur, giocatore che non piace ad Allegri, che però al PSG troverebbe un ambiente forse più adatto a lui, con tanti giocolieri, non giocatori da contropiede come la Juventus, ma giocatori invece che amano tenere il pallone, i Messi. Messi tra l'altro con Arthur ha un ottimo rapporto, fu Messi proprio a incoronarlo come nuovo Nesta al Barcellona, poi abbiamo visto che non è esattamente così, però un giocatore che piace molto a Messi, e Messi potrebbe essere la spinta per poter dire al PSG portatemelo, perché questo mi piace. E poi questa soluzione consentirebbe a Juventus di liberarsi di un giocatore che è un esubero, perché Arthur è un esubero, è inutile girarci intorno, Arthur è un esubero che non piace ad Allegri, lui non vuole stare più alla Juventus. Al PSG paradossalmente, se vai a scambiarlo con Paredes, lui diventa direttamente titolare e quindi aumentano le chance per Arthur di andare al mondiale in Qatar. PSG, come vedete, ci sono varie situazioni che si vanno a innescare bene. Attenzione però, perché c'è un'altra situazione di mercato interessante. Io credo che tra queste tre la migliore sia quella di Arthur, cioè inserire Arthur nella trattativa per portare Paredes alla Juventus sarebbe perfetto, perché la Juventus si libera di un esubero, prende Paredes, come alternativa a Paredes hai Fagioli, giocatore perfetto, cioè i due sono interscambiabili, e poi come mezzali hai Locatelli, McKennie, Pogba, Zaccaria, centrocampo fatto nuovo perfetto, per come la vedo io. Altra soluzione è quale? Quella di un giocatore che al PSG ci ha già giocato, perché nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Rabiot. Adel Rabiot è un giocatore che sembra che stia riallacciando un po' i rapporti col PSG. La mamma Veronique fa da intermediario, diciamo così, e sta cercando di rimediare agli errori fatti in passato, ricollegando un po' e riallacciando i rapporti col PSG. Non si erano lasciati benissimo qualche anno fa, quando lasciò il PSG proprio a fare lo zero per andare alla Juventus. Ecco, si sta cercando di riallacciare un po' i rapporti. Quindi la Juventus in qualche modo avrebbe la possibilità di prendere Paredes, scambiarlo con Rabiot, e hanno la stessa età. Ricordiamoci che i due hanno la stessa età, con ruoli diversi, e però con l'ingaggio uguale, con una situazione contrattuale però diversa, perché Paredes è scadenza 2024, Rabiot nel 2023. Quindi in questo momento io credo che Paredes abbia una valutazione più alta di Rabiot, e questo è il piccolo aspetto che secondo me va a bloccare la trattativa, e per questo credo che con Arthur lo scambio sarebbe un po' più equo, un po' più fattibile. Sono tre situazioni che prevedono tre contropartite tecniche, e quindi io qua chiedo a voi, delle tre quale sacrifichereste per arrivare a Paredes? Ma soprattutto vi dico, ma vi piace Paredes come regista davanti alla difesa? C'è chi non piace tanto, a me francamente piace, un buon giocatore davanti alla difesa secondo me metterebbe quell'ordine di quale evento sarebbe bisogno, e consentirebbe a Locatelli di poter gestirsi meglio, di poter muoversi meglio, avere più libertà. La Juventus tornerebbe ad avere una sorta di doppio, non tornerebbe, avrebbe un doppio play come la nazionale italiana, ma con qualche qualità in più e con un certo Vlahovic lì davanti, di certo che non è Ciro Immobile, soprattutto con Paul Pogba. Secondo me sarebbe un bel centrocampo. Il problema però è l'ingaggio di Paredes. Guadagna 7 milioni di euro a stagione. Per la Juventus deve abbassarsi l'ingaggio. Lo farà? Non lo farà? Staremo a vedere. Ditemi la vostra qui sotto.